se cambia anche tu. C'è un mondo che cambia se cambia anche tu. In un sorriso, una stretta di mano, è il mondo che cambia. Essere un giovane della Croce Rossa Italiana significa mettersi volontariamente al servizio della comunità con iniziative di prevenzione, ricerca, intervento e formazione. In una situazione di emergenza sanitaria come quella attuale, il loro contributo è diventato ancora più prezioso. Tante le iniziative sostenute dal Comitato di Gubbio, tra cui il servizio spese, farmacia a domicilio rivolte ai più fragili e la grande attenzione dedicata ai bambini, con audiofiabe e la rubrica Arcobaleno, con la quale stimolano i più piccoli a non fermare la fantasia, raccontando con un disegno le loro giornate o quelle che sognano di vivere al più presto. In silenzio, i giovani della Croce Rossa Italiana di Gubbio hanno già donato molto, eppure proprio loro hanno voluto registrare un video dal titolo Ti leggo negli occhi per ringraziare con il cuore in mano cittadini e lavoratori di tutta Italia, raccontando così tutto ciò che hanno letto nello sguardo di chi hanno incontrato in questo lungo percorso. Protagonisti, dunque, i loro occhi che, come scrivono, sono i grandi amici di questo momento, poiché, indipendentemente dalla presenza di tutte le protezioni necessarie, permettono comunque di comunicare, sorridere e abbracciare. Ti leggo negli occhi la stanchezza e quella voglia, a volte, di lasciarti andare, ma ti prego, non farlo. Ti leggo negli occhi la fatica, discreta amica, ormai da troppo tempo. Ti leggo negli occhi l'amore, la passione, la resilienza, che ogni mattina ti spingono a fare il tuo dovere. Ti leggo negli occhi la paura, illustre sconosciuta di questa imprevedibile vita. Nei tuoi occhi, che ogni tanto si fanno così piccoli, leggo la speranza che tutto questo possa presto finire. Ma lasciati dire grazie per ogni volta in cui hai teso la mano e stretto forte. Grazie per il tuo tempo, dedicato senza mai chiedere nulla in cambio. Grazie a te, che rischi la vita, per dare quotidianamente dignità a quella degli altri. Grazie a te, che regali un prezioso sorriso, da dietro la tenda della tua finestra, dallo schermo del tuo computer, dall'ingresso della tua azienda, dal finestrino del tuo camion e dal bancone del tuo supermercato. Grazie per i doni silenziosi di chi ha messo le proprie disponibilità a favore dei più vulnerabili. Ringraziamo e ringraziamoci perché ce la stiamo mettendo tutta, perché siamo belli anche vestiti delle nostre fragilità. Le favole non dicono ai bambini che i draghi non esistono, perché questo i bambini lo sanno già. Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.